Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Lunedì 30 settembre sarà il lutto cittadino a Venezia in occasione dei funerali di Giacomo Gobbato. Il giovane è rimasto vittima di una tragica aggressione nella notte di venerdì 20 settembre a Mestre. Come aveva già anticipato, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato oggi un'apposita ordinanza per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per questa grave perdita, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini. Fino alla conclusione dell'esequie, in tutti gli edifici comunali sarà disposta l'esposizione del gonfalone di Venezia a mezz'asta o a Brunato. Le organizzazioni sociali, culturali e produttive e la cittadinanza sono invitate a esprimere in forme decise e autonomamente il dolore e l'abbraccio dell'intero comune alla famiglia di Giacomo. Passiamo alla politica. In queste ore si fa un gran parlare del referendum sull'autonomia e del 1.300.000 firme raccolte. Vorrei dire che non esiste un referendum, esiste una richiesta supportata da 1,3 milioni di firme, in grande maggioranza raccolte online, da parte di un gruppo di proponenti di un possibile referendum che dovrà essere vagliato dalla Corte Costituzionale. È quindi doveroso aspettare e rispettare il suo verdetto che ci dirà se ci sarà o no un referendum. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, intervenendo oggi sui temi dell'autonomia. Peraltro, aggiunge, l'esaltazione di questa proposta di referendum cozza contro 2.328.000 voti dei veneti che sono andati a votare non online, mandando ai seggi il 22 ottobre 2017 per dire che volevano attivare il percorso dell'autonomia, che non è per i Veneti, sottolinea Zaia, ma per l'Italia e che non lascia indietro nessuno. E la città metropolitana di Venezia conferma il suo bilancio in salute e con numeri positivi. La risposta arriva dall'approvazione senza voti contrari oggi in sede di Consiglio metropolitano del bilancio consolidato 2023 che, al netto degli accontamenti, risulta avere un saldo positivo di 7,1 milioni di euro. Il bilancio consolidato prevede l'aggregazione dei dati finanziari di tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica. La seduta odierna, ospitata a CA Corner, si è aperta con un minuto di silenzio chiesto dal sindaco metropolitano per ricordare Giacomo Gobbato. Lunedì, come detto, giorno delle esequie, non solo la città di Venezia, ma anche la città di Jesolo, paese di origine di Gobbato, proclameranno il lutto cittadino. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Dalla stazione dell'Ottobre Rosa sono in partenza un vaporetto e un autobus, entrambi color rosa, appunto, pronti a solcare le acque della laguna e a percorrere le strade della terraferma. Martedì, primo giorno del mese, inizierà con loro il lungo e puntuale viaggio dell'Ottobre Rosa, mese mondiale della prevenzione del tumore al seno. Il vaporetto salperà martedì 1 ottobre da Piazzale Roma alle ore 11 e farà tappa a Ca' Farsetti, dove verrà illustrato il calendario delle iniziative, in programma per tutti e 30 i giorni dedicati alla prevenzione. L'autobus invece ha fatto già oggi la sua prima fermata in via Palazzo a Mestre, pronto a macinare chilometri fino ai comuni della città metropolitana. Ulteriori dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.